appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che cornice di pubblico splendida e certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. In campo grandi noi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. Partiti. Cerca la profondità, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Bella apertura. Non c'era spazio. La Roma al calcio di punizione. L'appoggia sulla fascia. Ottimo intervento. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Qui può partire il contropiede. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. La Roma al calcio di punizione. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. La Roma sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. E passa! Relazione con il lancio lungo. Non riesce a mantenere possesso. Lancio lungo del portiere. Ha la possibilità di... Però, splendida reazione del portiere. Può tentare la conclusione. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Cafu si guarda intorno, scodella in avanti, cerca l'uomo là davanti, scatta verso il pallone, va via di forza,
lungo passaggio in avanti. Tentativo di allungare il gioco. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga in avanti. Totti si allunga per arrivare al pallone. Ottimo pallone in profondità. Pericolo in area. Prova il tiro. Vuole il lancio filtrante. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Morales. Il tabellone dice ancora 0-0. La gioca in aria. Gran colpo di testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. La Roma deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. La Roma cerca spazio per affondare. Francesco, Totti, Francesco è arrivato sul pallone ma non riesce. Questo errore potrebbe essergli fatale. Si avvicina alla porta, c'è spazio per Cavocchio, la palla fuori di poco e finisce così il primo tempo. La Sampdoria poteva passare in vantaggio prima che il direttore di gara fischiasse la fine del primo tempo. Ancora 0-0. Che accelerazione alla fine della prima metà di gara. Sebbene ci sia un po' di delusione per non essere riusciti a cambiare il risultato, sicuramente le occasioni per riprovarci non mancheranno. Devono solo continuare a giocare come hanno fatto finora. Il bilancio al momento è positivo. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Ecco il fischio dell'arbitro, inizia il secondo tempo. Dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Ottima, non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. La toglie dalla porta. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Nuove energie dalla panchina. Vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Pronto al tiro. Conclusione sul fondo. Con la difesa ben piazzata, lui ha cercato la magia da lontano, ma magari un'azione ragionata avrebbe avuto un esito migliore. Il portiere la calcia lontano. E trova bene il compagno.
avanza verso l'aria. Tocco preciso. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Ecco un'occasione di contropiede. Si libera la grande. Se ne va. Qui deve tirare. Finalizzazione decisamente infelice. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Prova a giocarla in profondità. Da lì può segnare. Prova la conclusione. La palla filtrante ben piazzata meritava un esito migliore. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Però ci prova. Un grande riflesso qui. Si esprime in un buon intervento. Il portiere ha risposto. La Roma al calcio di punizione. Posizione. Colpisce, bella parata! Che parata! Certo non un intervento di routine. Direi che il portiere è stato impeccabile, è difficile fare meglio di così. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Riceve la palla, si coordina per il tiro. La Roma al calcio di punizione. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza palla. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Mostrano un buon controllo del gioco. La Roma al calcio di punizione. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questa è l'ultima, amico mio. Può segnare da lì. Cerca il passaggio profondo. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna.
Palla in avanti verso il compagno. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Pallone lungo in verticale. Francesco. E trova il compagno. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Non finisce sul referto per il momento. L'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Allontana il pericolo, la gioca a sinistra, salta e colpisce di testa. Una buona iniziativa, non è bastata. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Totti ci mette il fisico e conquista il pallone. Gioca una palla lunga, allarga il gioco a destra. Oh no, niente, è finito fuori gioco. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Zero a zero e siamo in recupero. La Roma al calcio di punizione. Mancano pochi secondi alla fine. Alla peggio nello scontro di forza. Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. La mette dentro. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Spazza via. E Semo difensore la calcia lunga. E l'arbitro chiude qui la partita. Ottima prestazione da parte delle due difese. Finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? In alcuni momenti è sembrato che potessero perderla. In altri forse meritavano qualcosina in più. Direi però che il pareggio è il risultato giusto. Non ci resta più molto tempo.
C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto tutto. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e come no, non c'è neanche bisogno delle candele. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Scenderanno oggi in campo col più classico dei 4-4-2. Fabio, sappiamo che il 4-4-2 è un modulo che predilige il gioco sulle fasce laterali, ma non va sottovalutata l'importanza delle due punte. Di solito si cerca di schierare due attaccanti complementari, uno più fisico, in grado di garantire la profondità e la presenza all'interno dell'area di rigore, e l'altro più di movimento, che arretra un po' per fare da collegamento col centrocampo. Il pressing e la difesa alta dei compagni faranno il resto. E si comincia. Va a avanzare l'azione con il lancio lungo. La Sampdoria al calcio di punizione. Cerca il traversone. Errore qui, pallone sprecato. C'è la palla lunga in avanti. È davvero una bella serie di passaggi questa. Può colpire. E c'è poco la Sampdoria. Prima rete per la Sampdoria. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. La mette in avanti. Il Napoli sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul fascio. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. C'è un'opportunità al tiro. Opportunità che poteva anche portare a gol. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Si appoggia al portiere. Allontana. Scatta verso il pallone.
verticale. Azione fallosa, nessun dubbio. Calcio di punizione per il Napoli. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. La conclusione, e sarebbe stato davvero un gol bellissimo. Peccato, si è mosso rapidamente nella preparazione del tiro ma non è riuscito a effettuare la conclusione migliore. Già hai conquistato palla. Riceve un pallone interessante e a tu cerca la rete. C'è il gol. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale, ha fatto davvero tutto alla perfezione. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Questo errore potrebbe esservi fatale. Calcio di punizione per il Napoli. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Cerca di lanciare il compagno. Scodella in avanti. La Sampdoria. E sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Cerca. È un grande riflesso qui. Ha messo alla prova il portiere. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Lungo passaggio in avanti. Decidono di giocarla all'indietro. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cerca l'uomo là davanti. Ho
Ottima pressione la sua. Palla recuperata. E il primo tocco finisce qui. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui. Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente il distacco o se pensare a difendere il bottino di due reti con cui inizierà la seconda parte. 2-0, un verdetto importante dopo questi primi 45 minuti. Si parte per la seconda frazione di gioco. Provano a ripartire da dietro. Piuttosto evidente per la verità. Il direttore di gara è stato clemente, ma secondo me gli sta dicendo: questo è l'ultimo, amico mio. Occasione da rete. Buono comunque il riflesso sul cross. Difesa distratta. Li hanno lasciati andare al cross senza nemmeno pressarli. Di gioco sul fronte opposto. Buono l'appoggio, cambio di lato. Il Napoli cerca spazio per affondare. La parete difensiva oggi è difficile da girare. Intercetta e sblocca una situazione che si faceva molto pericolosa. Occhio, riesce a sfondare. Veron non si fermano più, ancora segno. 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Passo agile e inarrestabile, tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Per fare un gol simile ci vuole tecnica e velocità di pensiero, veramente fantastico. Si riparte dal 3-0. C'è la palla lunga in avanti. Buon lancio. Può andare in rete. Colpisce il pallone. Ed eccolo il gol! Ecco il gol! E vedremo se questo gol darà loro la forza mentale per credere nell'impresa. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Si riparte con 2 reti adesso da recuperare. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ecco un'occasione di contropiede. Calcio di punizione per il Napoli. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. La Sampdoria. Ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Capita a volte di perdere la testa e di commettere falli come questo, che sono inutili e dannosi. C'era spazio. Cercano l'azione veloce.
cerca di pescare il compagno col filtrante. Opportunità di ripartire. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Alza la palla in profondità verso il compagno. Tentativo di allungare il gioco. Vede l'inserimento del compagno. Pronto al tiro! Salva la sua porta! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Provano a partire in velocità. Passaggio in avanti nello spazio. E lì prova a tirare. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Sostituzione e rapida successione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. 3 gol di vantaggio e risultato in tasca. Riceve il passaggio e trova bene il compagno. Lunga in fascia con una palla giocata alta. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Prova la soluzione in fascia. È libero di creare pericolo. Può colpire. Che conclusione! Che tiro, ragazzi! E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. Sono protagonisti di un dominio incontrastato. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Decide per un'altra sostituzione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Ormai sembra una partitella ad allenamento. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Recuperano il possesso del pallone. Interviene tempestivamente. C'è un bel pallone profondità. Calcio di punizione per il tempo. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. A quanto pare lo scontro di poco fa l'ha fatto arrabbiare. C'è un principio di rissa, attenzione, l'arbitro la deve sedare subito. La Sampdoria. Ora ha 3 giocatori a mano. Bellissima esecuzione, gran gol! Che gol fantastico! Un'esecuzione perfetta! Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio.
lungo, l'utile a ridare morale anche se la rincorsa è ancora lunghissima. Bell'anticipo, pericolo sventato. E passa, la gioca in profondità. Fa avanzare l'azione, il lancio lungo. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Riesce ad allontanare. Ce l'hanno fatta. Abbiamo ammirato una squadra in grande condizione, in grande salute, non c'è mai stato un dubbio sul risultato. E tu cosa ne pensi?